Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A quella sera, abbiamo ascoltato uno dei testi più conosciuti del Vangelo. Lo sentiamo infatti annunciare in ogni festa mariana che celebriamo durante l'anno liturgico. Quindi troviamo in sintesi tutto il mistero dell'incarnazione. Qui possiamo meditare e contemplare da vicino la grandezza e la bellezza di Maria Vergine, che appartiene tutto a queste parole. Ella rimase turbata. Maria, appena adolescente, non si sentiva di certo pronto. Possiamo immaginarla smarrita e preoccupata nell'apprendere della sua gravidanza. Assolutamente straordinario il suo istituto.
salvezza dell'umanità, concedi a tutti gli uomini con la grazia dello Spirito di essere inclusi nel numero dei figli di adozione che Gesù morente affidò alla Vergine Madre. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Segue subito la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo.